anche se abbastanza presuntuosa come dichiarazione, no? Ma siccome sono convinto di come sono io sul palcoscenico, perché faccio un'ora e mezza di spettacolo da solo con le basi, senza un'orchestra, ed è molto difficile portarla avanti in questo senso, perché la gente chiaramente è abituata al complesso, a un insieme di componenti che danno la possibilità al pubblico stesso di assimilare tutta una scenografia, un colore, capito? Quindi io faccio tutto questo da solo. E c'è un altro in Italia che potrebbe fare una cosa così, che è Adriano Celentano. All'estero David Bowie e Lou Reed hanno smesso di truccarsi. Peggio per loro, evidentemente, e non hanno... secondo me non hanno trovato il pancake adatto alla loro faccia. Comunque voglio dirti una cosa, che sinceramente il fatto di il fatto mio personale non mi dà la possibilità di rompere questa mia necessità. Sarò così probabilmente anche a 50 anni e lo spero per me. Qualcuno con un sorriso addosso mi dice: giochiamo insieme, dai, ti compro un aquilone rosso se lo vuoi. Avevo appena aperto gli occhi, ma il buio mi raggiungeva già. Due mani rubavano al mio corpo l'innocenza. Ma perché è toccato a me fra tanta gente? Ma che cosa c'entro io con quella gente? Qualcuno mi renda l'anima. Madre, quei segni sul mio corpo, certo non li hai capiti mai. In quel gioco losco vinsi un aquilone e persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Qualcuno mi renda l'anima. Dio, qualcuno mi renda l'anima. Cresciuti con un sorriso addosso, bambini ormai non siamo più, vediamo un aquilone rosso